Ciao, continuiamo la serie di costruzioni relative a veicoli e mezzi di trasporto o comunque dei veicoli a motore. In questo video in particolare andremo a costruire un aereo, ma non un aereo qualsiasi, bensì l'aereo utilizzato dalla pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Io ti ricordo di iscriverti al canale cliccando sul pulsante iscriviti e poi clicca anche sulla campanellina per attivare le notifiche in modo tale da non perdere i prossimi video. E se poi fai iscrivere anche i tuoi amici è meglio. A questo punto, la sigla del canale. Subito dopo iniziamo la costruzione dell'aereo come quello che stai vedendo. Nel frattempo, approfitto per salutare Sara e Sabri Labiscraft che mi hanno chiesto di salutarle e io lo sto facendo proprio in questo video. Ora, la sigla. Ciao, sono marco vigellini se questo è il primo video che segui sul mio canale allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina in questo modo non perderai i miei prossimi video allora la prima cosa che dobbiamo fare per costruire il nostro aereo è la parte eh, inferiore della carlinga allora costruiamo in altezza come quello lì 1 2 3 4 5 e 6 a questo punto Contiamo 18 blocchi indietro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7, 18 blocchi indietro. Poi contiamo 6 blocchi e al settimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al settimo andiamo indietro di 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stessa cosa dall'altro lato. Così. Perfetto, poi andiamo indietro di un blocco e arriviamo di nuovo fino alla fine e abbiamo costruito la parte più importante della, eh, della, della carlinga del nostro aereo. Andiamo avanti perfetto. Ora con la lastra di eh, quarzo andiamo a dare una bella eh, forma al nostro aereo. Guardiamo allora la lastra esattamente in questo punto poi facciamo 1 2 e questo lo distruggiamo poi andiamo sotto e facciamo 1 2 e 3 poi da questo punto 1 2 e 3 poi incominciamo in sequenza facciamo 1 2 e questo lo distruggiamo 1 2 e questo lo distruggiamo nuovamente 1 2 e questo lo distruggiamo poi facciamo 1 2 giriamoci 1 2 e 3 e poi 1 e 2, adesso andiamo a fare la stessa identica operazione, ma da quell'altro lato. Allora, ehm, così scendiamo: 1, 2 e 3. Guardiamo questo blocco: 1, 2 e 3. Poi 1, 2, e questo lo distruggiamo: 1, 2, questo lo distruggiamo: 1, 2, questo lo distruggiamo. Due blocchi: 3 da questo lato: 2 e 3. E poi 1 e 2 guardiamo dall'alto come la nostra forma dell'aereo sta prendendo realmente forma nuovamente con il blocco di lana blu andiamo a completare la parte superiore della nostra fusoliera contiamo i blocchi perché è veramente facile e mh, considera che alla fine di quello che faremo adesso dando una buona struttura al nostro aereo avremmo soltanto utilizzato due blocchi allora 1 2 3 4 5 6 e 7 poi due da questo lato e completiamo con uno da questo da quest'altro lato stessa cosa 1 2 3 4 5 6 7 1 2 e chiudiamo questo qua poi facciamo 1 e 2 andiamo in altezza chiudiamo questo un blocco indietro, poi facciamo 1, 2 e 3. E a questo punto questi qui li portiamo indietro fino a quell'altezza. Andiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto, alla fine di questa fase dovremmo arrivare ad avere. Questa forma, incominciamo a dare il colore del nostro tricolore eh, a questo eh, aereo. Prendiamo eh, la lana verde e mettiamo quattro blocchi: 1, 2, 3, 4. Quattro blocchi da quest'altro lato: 1, 2, 3 e 4. Passiamo la lana bianca: 1, 2 e 3. Altro lato: 1, 2 e 3. Poi tappeto blu qui e qua. Poi, Tappeto rosso 1, 2 e poi 3 e 4, e questo è il risultato. Completiamo il profilo delle ali. Prendiamo il, la lastra di quarzo, guardiamo questo punto e creiamo un punto in questo lato. Poi di nuovo così ci abbassiamo. ok. Questi due li possiamo distruggere: 1 e 2. Dobbiamo creare questi due blocchi. Poi a partire da questi incominciamo a fare 1, 2 e questo si distrugge. 1, 2, questo si distrugge, 1, 2, questo si distrugge. Poi prendiamo eh, blocco di lana rossa, 1, 2 e 3. Poi eh, lana bianca, 1, 2. Infine lana verde e abbiamo completato l'ala. Qua, Qua sotto mettiamo la eh, nostra eh, lanterna marina, stessa cosa da quest'altro lato poi andiamo a riprodurre la stessa sequenza per quest'altra ala allora guardiamo questo punto così e facciamo 1 poi 1 sotto e così e questi due li distruggiamo 1 e 2 poi a partire da questo facciamo 1 2 distruggiamo 1 2 distruggiamo 1 2 distruggiamo poi facciamolo adesso a partire dalla lana verde Blocco lana verde, bianca, bianca e poi tre blocchi rossi: 1, 2 e 3. E questa è la situazione fino a questo punto. Andiamo ora con la parte posteriore della nostra del nostro aereo: prendiamo la lastra di quarzo e facciamo un blocco di ehm, lastra di quarzo in questo punto. Poi contiamo 1, 2 e lo mettiamo in questo punto, esattamente all'incrocio con eh, il tappeto rosso e quello blu. Poi prendiamo lana blu e facciamo 1. 1 e 2, poi verde 1, 2 e 3 e poi 4 1, 2, 3 e 4 un altro blocco di lana bianca in questo punto e poi 3 di lana rossa 1, 2 e 3 a questo punto riprendiamo la lastra di eh, quarzo 1, 2 e 3 stessa cosa dall'altro lato 1, 2 e 3 prendiamo il tappeto bianco che dovevo avere da qualche parte ma non me lo trovo lo vado a selezionare tappeto bianco Perfetto, così metto il tappeto bianco in questo punto e in quest'altro punto. Tappeto rosso 1 e 2. Nuovamente la lastra di quarzo in questo punto, a questa altezza, no sbagliato, era a questa altezza. Perfetto. E abbiamo completato anche l'ala posteriore del nostro aereo. Allora prendiamo la eh, lastra di quarzo, andiamo sotto la fusoliera 1, 2, 3 fino a questo punto e 1 2 3 e 4 fino a questo punto poi guardando questa eh, posizione facciamo 1 2 e 3 ci abbassiamo 1 questo lo distruggiamo 1 2 e 3 posizioniamo questo in basso distruggiamo nuovamente questo questo si distrugge però il risultato deve essere questo al centro tappeto bianco poi a sinistra tappeto verde e tappeto rosso, stessa cosa da quest'altro lato. Qui sotto l'avevamo già fatto. 1 2 e 3, mi abbasso, facciamo così. Questo lo distruggo, 1 e 2, mi abbasso, questo faccio così, questo si distrugge di nuovo e poi andiamo con tappeto bianco. Poi tappeto rosso ed infine tappeto verde. E adesso ci concentriamo sui dettagli del nostro aereo anche se vedo che ancora la parte frontale manca qualcosa allora ultimissimi blocchi per completare il nostro aereo allora prendiamo prima di tutto la scala di legno di rovere 1 poi alterniamo con la leva e la mettiamo in questa posizione nuovamente la scala di legno nuovamente la leva azionata in questa posizione poi qui mettiamo la, eh, il tavolo del cartografo e poi copriamo tutto con del vetro colorato bianco così 1, 2, 3, 4 e 5. Infine sono rimasti qualche dettaglio. Allora, comparatore di pietra rossa e lo accendiamo. Poi nuovamente il comparatore di pietra rossa in questo punto e lo accendiamo. Qua dietro torcia di pietra rossa e quella per fortuna già è accesa. E il tavolo, no, la leva 1 e 2 in questi due punti. Poi così 1 e 2. Poi credo che sia tutto tranne il fatto che il nostro aereo se non gli mettiamo delle rodelline per atterrare difficilmente riuscirebbe. Allora la prima la mettiamo a distanza di un blocco dalla punta. Qua seguendo questa linea verde mettiamo qua la nostra mola e la stessa cosa da quest'altro lato. Il nostro aereo è completo. Andiamo a dare uno sguardo con quello che ho. Creato da quest'altro lato mi sembra che sia eh, uguale. A questo punto, un po' di eh, ragnatela per simulare la, eh, il movimento del, dell'aereo in volo, così facciamo un po' di movimento così, questi li distruggiamo. Questo pure non mi piace, questo troppo alto, questo lo distruggiamo, ho distrutti tutti, ok, facciamo così e poi un po' anche da questo lato, così. E da quest'altro lato, così, così, così. No, ho sbagliato. Tutti e due, così, così. Questo lo volevo togliere, e questo lo lascio così. Ok, ora eh, questo è il risultato finale. Ora vi faccio una serie di cloni e vi faccio vedere come metterli in formazione. Allora, con una serie di comandi clone e comandi fill sono riuscito a posizionare e a replicare il mio eh, aereo delle frecce tricolori altre otto volte e creare così la vera pattuglia acrobatica delle frecce tricolori in Minecraft. Fammi sapere quanti riuscirai a crearne tu di aerei. Ok fammi sapere se ti è piaciuto costruire l'aereo della pattuglia acrobatica delle frecce tricolori e soprattutto se lo hai lasciato dell'hangar oppure in giro a compiere acrobazie in cielo. Io come al solito ti ricordo di iscriverti al canale e ti invito a far iscrivere anche i tuoi amici. Basta cercare su YouTube a scuola con Minecraft, cliccare su iscriviti, poi sulla campanellina ed attivare tutte le notifiche. Adesso metti mi piace al video e non ti dimenticare di commentarlo. Io ti saluto per questo video, ma se ti interessa costruire altri veicoli a motore allora dai un'occhiata ai video che ti suggerisco e così possiamo continuare a scoprire delle nuove cose insieme su Minecraft. Perfetto, clicca ora sui video suggeriti.